conferenza per spiegare, anzi precisare, il retroscena della sua esclusione dalla giunta Alessandrini. Sandra Santavenere, all'indomani della presentazione dei nuovi assessori, parla e lo fa annunciando di aver evitato di farlo per 2 anni. 2 anni in cui qualcuno le ha volutamente messo i bastoni fra le ruote, così spiega la faccenda. Io ho gestito una delega che mi è stata data, non scelta. Preciso che non era delega all'urbanistica ma all'edilizia. Sull'edilizia io ho agito secondo quello che era l'indirizzo dell'amministrazione. Se è stato insufficiente vuol dire che insufficiente era l'indirizzo dell'amministrazione. Al di là del voto, nel momento in cui ho deciso di fare l'assessore, qualcuno questa cosa l'ha osteggiata. Da quel momento in poi, io che ho dato fedeltà al sindaco, chi appunto non è voluto entrare in giunta opportunamente ma è rimasto fuori e ha voluto comunque interferire nell'attività di governo, ha sottoposto il sindaco sempre a strattoni. Il sindaco non ha saputo, voluto, non so, tutelarmi, uno schiaffo ovviamente alla città, ai cittadini, perché un partito che non capisce che è arrivato il momento di parlare e di agire con metodi diversi, purtroppo penso che non ha molta strada da fare. Il riferimento è al Presidente del Consiglio Antonio Blasioli? Io mi riferisco a chi siede sullo scranno più alto del Consiglio Comunale. A presenziare la sua conferenza c'è anche un non escluso dalla giunta Alessandrini, Giuliano Diodati, che esprime così la vicinanza alla ex collega. Io credo che insomma in ogni caso c'è stato un rapporto di grande collaborazione con l'assessore Santavenere in questi 2 anni. Abbiamo condiviso insieme alcuni progetti per le pari opportunità per quanto le riguardava e per quanto riguarda le politiche sociali per me, per cui ho ritenuto insomma, di venire a testimoniare la mia vicinanza all'ex assessore Santavenere, che ritengo che per una serie di questioni che secondo me non riguardano la qualità del lavoro svolto dagli assessori ma forse sono andate oltre, hanno portato al fatto che lei venisse esclusa da questa nuova amministrazione.